Ciao, sono qui, sparatemi! Pensavo che li avessimo sconfitti tutti quanti. Oh, Po, non hai idea di quanti lupi ci siano nella foresta? Spastica pure, maestro Gru. Molti di più. Santo cielo! Po, guarda quel mucchio di fuochi d'artificio laggiù. Distruggiamoli, così i lupi non potranno usarli. Io vorrei solo dire... Io va bene che... Minchia. Dicevo, io va bene che magari mi ripeto dicendo di nuovo questo. Grazie amici, mi saranno utili. Ma cacchio, aveva più qualità la versione PS2 del primo gioco che questo. Veramente. Prendi sta cosa, per favore. Non mi dire che in una zona che non puoi prenderla, perché è una bugia e lo sai. Faccio ad accendere gli esplosivi. Aspetta. Ah! Come può? Prendi quella maledettissima lanterna, maledetto panda ciccione! Prendila! Oh! Meno male che si fanno ammazzare con un colpo. Meno male. A terra ci sono delle torce. Grazie amici. Certo. A terra ci sono delle torce. Io intanto rotolo come alla Dark Soul e arriviamo qua in fondo. Sì, dove va? Ok, i lupi hanno un ultimo nascondiglio. Ti do un passaggio. Grazie. Sai, se i panda fossero fatti per volare, avrebbero le ali. È riapparso per un secondo dietro di lui ancora in questa posizione. Oh, santo cielo, santo cielo. Io sono quasi tentato di chiedermi. Io spero... che dopo la parte col maestro bufalo o qualunque altro animale sia, finisca il gioco. Perché non voglio più saperne. Scusa, Po. Scusa. Attenzione, è quel panda. Posso occuparmene io. Aspetta un attimo. No, strano. Devia le palle di cannone, ma... non diventa rosso. Kaboom! Dai, lanciamene ancora. Tu? Io? Prendete quel panda! Aprite il fuoco! Fuoco! Scusami, l'attacco. Maledetto, fai quell'attacco. Non fa l'attacco il cretino. Spirale Kung Fu. Vabbè. Dai, lanciami un'altra pallata di cannone. Sì. Dai, lanciami la palla di cannone. Ora certo che è il gioco. Dai però, Po, maledizione. A te e la tua famiglia. Okay, in testa qua. Presentarti davanti al consiglio del Kung Fu. No, ti prego, devo... Cos'è? Oh no, cosa? Dove? Tu sei proprio un coglione. Ancora, sei proprio un grosso, stupido, kung folle. Oh, ci sei cascato di nuovo? Credi?
Ora possiamo seguirlo fino al Tempio dell'Acqua Limpida. Oh, ho capito cosa hai fatto. Hai fregato facendoti fregare. Che fregatura! Ehi, Po! Sta andando al santuario dove il maestro Croc sta meditando. Non aggiungerò altro. Ne ho anche preso un trofeo per questo, eh. Rendiamoci conto. Ne ho anche preso un secondo trofeo per qualcos'altro che non so. Ecco qua. Oh, dammi sto simbolo rosso e andiamocene da sta zona. Qualcuno faccia finire sta agonia. Perché i secondi giochi sono sempre orribili? Fa che non arrivi neanche nessuno a sto punto, dai. Così almeno arriviamo subito di là, lo uccidiamo di botte e fine. Fine, fine, fine. È arrivato al tempio? Cosa sta facendo? Si sta muovendo di soppiatto. Sì! Non è molto bravo. Il maestro Croc sa di certo che... E quello è soppiatto, certo. Penso che sia perso nella meditazione. Succede. Trovato. So dove si trova l'entrata segreta del tempio. È qui, nelle acque di questo santuario. Non mi dire. Maestro Croc, grazie per la meditazione magistrale. Io un grazie al cazzo ce lo aggiungerei, maestro, però... Però un panda che nuota non l'ho mai visto, effettivamente. Ma c'è un... Tempio trovato. Già, ed è pieno di lupi. Io ti piegherò. Cosa è appena successo? Mamma mia. Io amo Pietro Ubaldi. Io apprezzo ogni singola cosa che quest'uomo ha fatto. Però non posso fare a meno che provare un po' di vergogna per lui, per aver dato la voce a certa roba. Però sono sicuro che a lezione mi risponderebbe che un lavoro è un lavoro. Quindi qualsiasi cosa va bene, va benissimo a una certa. Ma lo apprezzo, accetto assolutamente questa cosa. Però mamma mia. Bel colpo, bravo. Bravo. Bello sto tempio. Ho devastato il tempio. Lasciano sempre un disordine incredibile. Ah, non ne posso più di questi tizi. I lupi si sono barricati dentro e l'unica via di accesso è attraverso l'ultimo piano. Mi servirà l'aiuto di Scimmia. Ah, pensavo di nuovo di... Va bene, Po. Pensavo di nuovo dell'aiuto di Gru, scusami, basterebbe, sai... Volare fino là sopra, come abbiamo fatto fino ad adesso, ma... Chiamiamo e disturbiamo Maestro Scimmia. Stai entrando nella sala della placida contemplazione. È uno dei luoghi più belli e tranquilli del tempio. Già. Già, beh, ora non più. Tu, di nuovo! Prendete il panda! Deve mostrarmi dove è nascosto il vero tesoro! Non lo capisci, vero? L'unico tesoro che puoi trovare qui è quello nascosto nel tuo cuore e nel tuo spirito! E che razza di tesoro sarebbe? Il tesoro più grande. E poi ti ho tirato un brutto scherzo in modo che potessimo seguirti fino a qui. Scherzetto senza dolcetto! Attaccate! Ammazzatelo! Mi ha fatto uno scherzone, una burla, mi ha fatto. Come faccio a colpirlo? Sicuramente non con tutto questo lag. E what time. Cominciamo.
Odio ogni singola cosa che sta succedendo qui. La odio con tutto me stesso. C'è un coso di ricarica, perfetto. Ecco fatto. Dai, vieni qua, forza. Oh Gesù, anche la telecamera ha deciso di morire per sto scempio. Ecco fatto, due in un colpo addirittura. Pensa un po' che culo. Dai. Io te lo dico, avresti fatto meglio rimanere a terra. Chi è il tuo panda? Bel rutto, bravo. Spirale Kung Fu. E spirale Kung Fu. No, dai. Non dirmi che adesso devo rifarmi un'altra ondata fino a che lui non decide di... Dove vai? Dove vai? Lo sapevo. Quanto lo sapevo che finiva così. Spirale Kufuf. Mitico. È morto? Non lo so. Non vedo niente io. Chi è il tuo panda? Per mia sfortuna sei tu il mio panda. Ecco fatto. Probabilmente mi ci vuole ancora un colpo. No, strano. E allora aspettami lì. Aspetta, ero già in animazione. No, dai. Maledetto. Aia, che male. Non so cosa faccia più male, se il combattimento o il lag. Non lo so. Ho perso ogni traccia di morale dopo questo gioco. La mia moralità e il mio giudizio sui videogiochi ormai è cambiato dopo tutta questa esperienza. Dai. Ecco qua, dimmi che sei morto. Così non va. Un appuntamento. Non credo faccia. Esatto. No, dai, un'altra fase. Dai, era finita. Mi bastava un colpo ed era morto. Perché adesso mi devi imputridire l'esistenza umana con un'altra fase? Sei proprio di coccio, maledetto. Ok, allora, per l'ultima volta, risponderai dei tuoi crimini di fronte al consiglio del Kung Fu. Ascolta, mi dispiace, io... Cos'è? Tirai un ciaffone, per favore. Oh, incredibile, finalmente ha fatto qualcosa. Maestro C, in acqua! Mitico. Ma non era Maestro Croc lui? Ma scusami. Boh, vabbè. Ma che ne so. Maestro C, Maestro Croc. Dove devo andare io? Dai, Maestro Crocchetta, vuol dire che sei qua sopra, su. Da altre parti non ci sei. Buongiorno. Po, devi trovare le altre statuette di Giada disperse nella foresta. Giusto, Maestro Croc, le troverò. Certo, io ti spacco la faccia, mamma mia. Eccola qua, allora aspetta. Uno, viene con me. L'ultima statuetta in teoria è questa, perché non ce n'erano altre.
Oh, meno male, quella era l'ultima. Meno male. Dio buon Po, grazie per aver trovato tutte le statuette di Giada. Cos'è? Un bigliettino? Ordina ai lupi di devastare il tempio ed è firmato con un simbolo. Non conosco il simbolo, ma sembra molto antico. È impossibile che il capo dei lupi abbia trovato il tempio da solo. Già, c'è puzza di spaghetti andati a male. Devo arrivare in fondo alla questione. Perché non vai a cagare invece?